Buonasera carissimi amici, colgo l'invito che mi è stato fatto di dare un augurio a tutta la comunità di Faggiano. Quest'anno abbiamo scelto di farlo giungere casa per casa, così come ci ha detto il nostro arcivescovo Ciro, che l'annuncio non è fare lo stesso chissà che cosa, grandi iniziative, ma l'annuncio inizia da quella prossimità, da quella vicinanza alla gente, che passa anche attraverso un semplice augurio mandato ad ogni casa del nostro paese di Faggiano. E poi quando mi è stata fatta la proposta di fare questo messaggio di auguri, ho detto facciamolo nei giorni successivi al Santo Natale, perché quando ero in seminario tutti mi prendevano in giro scherzosamente, perché io sulla mia porta della stanza tenevo appeso tutto l'anno Buon Natale, che era stato ricamato da mia sorella Lorena. E tutti mi chiedevano perché lo tieni appeso tutto l'anno. E io rispondevo perché Natale non è solo il 25 dicembre, Natale è tutto l'anno. Gesù nasce ogni giorno. E Gesù nasce non solo nei sacramenti attraverso la Chiesa, ma Gesù nasce ogni qualvolta c'è un gesto di amore, c'è un gesto di gratuità, c'è un gesto di vicinanza, c'è un gesto di compassione, c'è un gesto di misericordia. Ecco che Natale è tutto l'anno. Allora ho voluto scegliere un giorno diverso e successivo al 25 dicembre, proprio innanzitutto per dire questo, la quotidianità del Natale. Non dobbiamo aspettare un giorno l'anno per diventare tutti più buoni. Non dobbiamo aspettare un giorno l'anno per ricordarci che Dio si fa uomo e insegnandoci a noi, mostrandoci a noi la via per diventare Dio, ci aiuta anche noi a farci uomini, cioè a diventare più umani. Ecco, questo non avviene in un solo giorno dell'anno, ma deve avvenire ogni giorno. Allora, in questo Natale particolare, perché sono 800 anni da quando Francesco d'Assisi, tornando dalla Terra Santa, ha fatto il primo presepe, o meglio, ha dato significato al presepe, un nuovo significato che è quello del Vangelo al presepe, ecco, voglio cogliere l'occasione di farvi gli auguri attraverso il presepe. Quest'anno noi abbiamo voluto, all'interno del nostro percorso comunitario, perché tutto ciò che si fa non è un qualcosa di a sé stante, ma tutto ciò che noi facciamo fa parte di un percorso. È il nostro cammino quest'anno che ci vede impegnati a riconoscere in ogni volto il volto di Cristo e quindi a lavorare sulle relazioni, a lavorare sull'umanità con l'aiuto del Vangelo. Quest'anno abbiamo voluto riprodurre, poiché il nostro paese Faggiano è gemellato con Betlemme, abbiamo voluto riprodurre un'opera di Banksy, questo grande artista, che si è divertito in tutti i posti dove ci sono le sofferenze, dove ci sono i segni dell'odio e della follia umana, a dipingere il cambiamento, a mostrare che attraverso le macerie, che dalle macerie può rinascere un mondo nuovo. E lui ha realizzato un'opera che si chiama La cicatrice della Natività, nel muro che c'è a Betlemme. Come sapete, Betlemme è attraversata da questo muro che divide Israele dalla Palestina. Banksy
ha raffigurato questo muro trafitto da un foro di proiettile, questo foro è diventata una stella cometa e sotto ci ha messo una natività. È bello che poi ci ha messo due angeli che, come dicevo l'altro giorno, sono vestiti quasi come due scassinatori, come i due ladri di Mamma ho perso l'aereo, un film che va molto di moda nei tempi natalizi. Ecco, quei due angeli cercano di spaccare quel muro. E poi abbiamo messo, a parte le scritte, amore, pace, buon Natale, abbiamo messo una sorta di traduzione di una frase che ha messo Banksy sul muro di Betlemme, che in inglese dice: "A just peace, not just a peace", che vuol dire solo la pace, non una pace a pezzi. Io non so se in inglese l'ho detta bene, il senso però è quella: solo la pace, nient'altro. Allora il nostro augurio è un augurio di pace, perché la pace credo sia il messaggio più bello del Santo Natale. Impegnarci tutto l'anno a rompere quei muri. Dietro quel muro c'è sempre la raffigurazione fatta dall'alto della nostra Faggiano. Ecco, San Francesco a Greccio disse: qui è Betlemme. La Terra Santa non è solo nella Palestina, in Israele, ma la Terra Santa è dappertutto, è lì dove noi amiamo. La Terra Santa è dove noi diamo la nostra vita. Terra Santa è Faggiano, e Betlemme può essere, è anche la nostra Faggiano. E quanti muri ci sono nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nei nostri ambienti, nei nostri cuori. Il primo muro che dobbiamo rimuovere è nel nostro cuore, è tra di noi, per fare Natale. E quindi il mio augurio è un augurio di pace. Ecco, Papa Francesco ci ha detto, ho in mano a me il messaggio della benedizione Urbi et Orbi, dove Papa Francesco dice di guardare al bambino di Betlemme e nel bambino vedere tutti i bambini della terra, soprattutto quelli che soffrono per la guerra, la sofferenza, la fame, la malattia, e ce ne sono tanti non solo nei posti dove c'è la guerra, pensiamo ai bambini del nostro territorio che soffrono la malattia, la sofferenza, i bambini che non hanno accesso ai diritti e ai beni essenziali, i bambini che non ricevono un'adeguata istruzione, i bambini che vivono in famiglie che non educano, i bambini che sono abbandonati. Ecco, noi il mondo ce l'abbiamo in prestito dai nostri figli e non in eredità dei nostri padri. Allora ogni cosa che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Fare del male a un bambino significa non solo uccidere il futuro, ma uccidere il presente. E per ultimo voglio farvi collocare gli occhi su questa iniziativa. Come sapete, Gesù tanti anni fa, ed è riportato anche nel Vangelo, disse: ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà ancora la fede sulla terra? Ecco, io credo che sicuramente troverà la carità e troverà la generosità, e con questo colgo l'occasione per dire grazie ai tanti gesti di generosità da parte della popolazione di Faggiano, che si è fatta e si fa vicina alle famiglie bisognose e a tutte le necessità dei poveri, portando doni, con donazioni, con giocattoli, vestiti, con qualsiasi cosa. E noi quest'anno abbiamo deciso di dare
concretezza, proprio perché il verbo si fa carne, il verbo si fa solidarietà, il verbo si fa accoglienza, il verbo si fa vicinanza, abbiamo voluto dare un segno, poiché siamo gemellati con Betlemme, un segno concreto istituendo questa iniziativa che si chiama la culla del bambino di Betlemme. In questa culla che abbiamo messo davanti a quell'immagine che guida il nostro percorso pastorale, in ogni volto il volto, ci abbiamo messo il bambinello, la parola e poi ci sono dei cestini dove si possono raccogliere i viveri. E poi ci sono dei post-it dove ciascuno può mettere le sue preghiere. Quelle preghiere ogni sera vengono portate sull'altare e vengono offerte al Signore. Sono le preghiere di tante persone, ce ne sono già tante dentro, di gente che chiede la vicinanza di Cristo. E quindi con questo gesto concreto vogliamo essere vicini, non solo a parole, alla Terra Santa, a Betlemme con cui siamo gemellati, ma soprattutto vogliamo fare di questa terra una Betlemme, una casa del pane, il pane condiviso, che per noi cristiani quel pane è Cristo, che si fa pane, si fa bambino e si dona per ciascuno di noi. Allora possa l'augurio da parte mia, da parte di tutta la comunità, giungere a tutta Faggiano, un augurio di pace, un augurio di umanità, un augurio di serenità. Buon Natale, anzi, auguri di un vero Natale a tutti quanti. Il Signore vi benedica.